Buonasera ragazze e bentornate sul mio canale YouTube. Oggi voglio parlarvi del fondotinta Cushion Fresh Nude di The Body Shop. È un fondotinta che mi è stato inviato dall'azienda per un test. Considerate che in commercio è presente in 5 colorazioni e nel mio caso io ho scelto la 01, la più chiara, perché il mio incarnato comunque è abbastanza chiaro con un sottotono leggermente giallo. La confezione è questa, molto compatta, quindi anche portabile in borsetta. Questo è il nome appunto, Fresh Nude Cushion Foundation, la colorazione è la Fuji Peony 01, è da 12 grammi e è un prodotto, come vedete, prodotto in Thailandia ed una volta aperto ha una durata di 12 mesi. Interessante il fattore di protezione SPF 25, che non è da trascurare nemmeno in città. La confezione una volta aperta appare in questo modo, ha un comodo specchio, qui io sto levando la pellicola che chiaramente protegge lo specchio e poi come tutti i cushion, per chi di voi diciamo è avvezza probabilmente lo sapete, come tutti i cushion è dotato di un comodo puff, eccolo qui, lo sto prendendo, nero, con una impugnatura bianca con il logo appunto The Body Shop. Questi tipi di cushion per me sono molto pratici perché bastano due dita, come vedete, per impugnarlo e poi diciamo prelevare il prodotto ed applicarlo. Il cushion si ripone su questo piattino che poi una volta sollevato, eccolo qui, dà accesso a diciamo lo scomparto, il comparto dove è racchiuso il fondotinta liquido. Il fondotinta liquido è sotto questa retina bianca, premendo con il puff fuoriesce gradualmente il prodotto. Andiamo alle caratteristiche del prodotto. Allora, innanzitutto questo è un prodotto interessante perché contiene aloe vera e acqua di rose, entrambi 100% biologici. È un fondotinta 100% vegano, altra cosa molto interessante, e come vi dicevo prima ha un fattore di protezione 25, ottimo anche per la città. Ovviamente è testato dermatologicamente, non è comedogenico ed è formulato senza vasellina e oli minerali. Il costo del fondotinta è di 25 euro, ma come forse saprete i cushion vengono sempre più o meno questa cifra, in genere è più alto della media dei fondotinta commerciali. Allora, io qui sto facendo una prova su strada, come vedete innanzitutto il colore è perfetto per il mio incarnato. Come vedete tampono ripetutamente il prodotto, che secondo me è un prodotto buildable, ossia più se ne applica più la coprenza aumenta leggermente. Ciò nonostante ha un effetto sul finale molto molto naturale. Io l'ho trovato assolutamente fresco sulla pelle, quindi piacevole, leggero e diciamo che anche la durata è buona per una giornata lavorativa. Io sinceramente sono rimasta favorevolmente colpita. Considerate che io ho varie macchioline, alcune solari, alcune residui di acne e per esempio sulla guancia sinistra in questo momento avevo anche un paio di brufolini. Vedete come li copre? Io ho voluto fare una ripresa così raffinata proprio per farvi vedere nella realtà come il prodotto diciamo aderisce alla mia pelle. Vedete, io tampono in modo che veramente vada ad aderire all'interno della mia epidermide. L'azienda ci dice appunto nella nota informativa che l'effetto di questo fondotinta è semi matte. Proprio questo essere semi matte garantisce comunque un minimo di effetto glow che sinceramente a me sulla pelle piace, un effetto molto fresco, giovane e naturale. Io ho scattato, come vedete nel video, anche delle foto proprio per vedere su immagini com'era e l'effetto mi è piaciuto molto. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciatemi i vostri commenti, fatemi sapere se conoscete cushion, come vi siete trovate. Al termine ovviamente si richiude il tappino, si ripone il cuscino, il cushion e si chiude la confezione. Ragazzi, a presto, buonanotte!